Buongiorno! Buongiorno. Sorpresa, oggi sorpresa. Spettacolo. La fototrappola ha di nuovo dato i suoi risultati. Queste Alpi Apuane ci hanno fatto un regalo pazzesco. Abbiamo preso di nuovo il lupo, abbiamo preso anche una scena spettacolare dove c'è un cinghiale, perché abbiamo preso una ventina di cinghiali. Abbiamo preso una scena dove c'è il cinghiale che a un certo punto scappa e lo rincorre il lupo. Guarda, veramente, emozioni. Niente, noi ci stiamo preparando che ce ne torniamo in Piemonte. E andremo in Valle Argentera perché la vogliamo vedere coi colori autunnali. E poi fra 3 giorni chiude, non si può più andare. Chiudono proprio, mettono la sbarra. E noi ci vogliamo passare un paio di giorni così in settimana, fine stagione, che non c'è nessuno. Speriamo, perché dobbiamo ancora andare a vedere. Saranno un bel 6-7 ore di viaggio da qua, perché comunque col camper vai anche piano. E niente, speriamo che ferro battuto adesso controllo acqua e olio. Speriamo che ce la faccia ancora. Pronti? In partenza. Ciao Simo! Ciao Ciao Simo! grandissimi! Mi ha fatto un Siamo piacere arrivati a pazzesco. Tristi, ma doverosi momenti del saluto. Vabbè, dai, abbiamo passato una giornata ieri stupenda. Con sorpresa Bellissimo. mattutina. Se Veramente. che si Grazie vedrà. mille di cuore per essere passati, l'ho apprezzato tantissimo. Grazie a te Ma figurati, grazie l'ospitalità, a te di che ci tutti hai i regali che mi hai ospitato, che ci hai fatto. fatto tante scoprire tante cose. Poi il tuo giardino è È vero, spettacolare. Bosco Giardino approved. Come diciamo. Piacere. Siete una bellissima coppia e avanti così, Grazie. ragazzi. Grazie. Grande Simo. Alla Wow, prossima. ciao Simo! E via che si torna a casuccia e raggiungere la tribù. E lasciare comunque questo posto meraviglioso. Bellissimo. Il bosco ha sempre il suo meraviglioso fascino. Boh, dai, 6 ore di guida, 7 ore di guida ci aspettano. Andiamo. Fermati qui a buttare la spazzatura. Questo bidone? E non ha detto questo bidone. Savona. Ci sono ancora altre 3 ore di strada più o meno.
Abbiamo sclerato un po' perché l'entrata è quella e... Siamo andati al McDrive col camper, non è un'ottima idea, non lo fate. No, no, perché non sapevamo quanto era l'altezza e quindi avevamo sempre il terrore di sfiorare e abbiamo sfiorato parecchie volte. Però siamo riusciti a entrare e uscire. Sì, ma neanche sfiorato, proprio un pelino, ma non abbiamo toccato niente, penso. Quindi... Meno male. Meno male. Ora ci siamo strafogati. E riprendiamo il nostro viaggio itinerante. Sigarettina. Ci andiamo via da questo posto caotico. Mamma mia, incredibile. Non eravamo proprio più abituati alla città. No. Al caos. Poi per fa ancora carità. Caldo qua, è ancora estate. Fa brutto, è nuvolo, ma c'è un caldo allucinante. Vabbè, meglio, dai, il caldo alla fine è duro. Infatti adesso andremo in montagna, quindi non ci cambia. Cioè ci cambia ed è meglio. Ok, a dopo. Finalmente. Un minuto all'area di sosta dove dobbiamo caricare e scaricare e vederci con Marco che già vediamo spuntare là. Ecco Spalto. Ecco Rialdino. Intanto scarichiamo e ricarichiamo per questi 2-3 giorni. Che qua ci sono, raga, colori autunnali bellissimi. Sì. Ecco, qua ce ne sono già molti di più di colori autunnali. Assolutamente, sì. Bellissimo. Speriamo che su in Valle Argentera ce ne siano ancora di più. È che non ci sia troppa gente. È che non ci sia troppa gente. Questo vedremo. Non abbiamo mai visto la Valle Argentera in primavera. Autunno, scusate. Guardalo lì, Osvaldino, tutto da solo in quest'area di sosta. Grande. Noi andiamo diretti allo scarico, ce ne sbattiamo il cazzo di Osvaldo. Giusto. Mamma mia. Vai ancora un po' avanti. Va bene. Ciao. Straniero. Thank you.
possiamo sembrare logorroici e monotoni, ma guarda che colori, non possiamo non condividere. Questa è la prima volta che veniamo in Val d'Argentera in autunno. Siamo venuti d'estate, siamo venuti in primavera e non eravamo mai venuti in autunno. Sì, perché poi la chiudono questa. Oltretutto laggiù, lassù ha nevicato, ci sono tutte le punte innevatissime. Ah, che tutto qua giallo arancione fenomenale. Giallo, solo che da dentro non rende. Allora, qua siamo in mezzo proprio dentro l'autunno e mi mancavano tantissimo le piantate di Marco. Minchia, che ridere. Si è piantato dentro sto catrame. E niente. Cos'è? E bisogna stroppare Marco. Era cosa non ha scavato qua. Grande. Mi fai scassare. Che stavo per uscire. Sì, ho visto. Se il prossimo anno le terrei. Ma secondo me se ci davo dentro ancora un scivo. Ma se facevi così, tipo a gondola potrebbe essere. Ma ho dondolato, ma. Molto molto scavato. Questo comunque è un momento epico che Ferro Battuto fa uscire Osvaldo da una situazione. Ed ecco. È stata una cazzata. Vabbè, perché eravamo in piano. Sai.